Siamo tutti a Berlino, alla stazione dei treni. Un buon compromesso per muoverci in città. Mentre prende forma il complotto, dobbiamo tenere un basso profilo. Ci dividiamo. Anche i delegati e il Führer si spostano. Ritrovarsi nella stessa città con altri membri del regime limita le nostre possibilità. Ma ora è importante raccogliere le idee e le risorse. Mentre la storia ci passa addosso, vari piani prendono forma e siamo più motivati. Vediamo qualche risultato, anche la gente comincia a credere. Il rischio sale ed arrivano i primi raid della Gestapo. Hitler riceve più supporto. Per quanti sforzi facciamo, continuano a braccarci. Alcuni sono troppo esposti. Un arresto era inevitabile. Riorganizziamo, scambiamoci il necessario e aiutiamo i compagni. Qualcuno andrà al quartier generale alla Gestapo. Un po' di influenza e fortuna. E riusciamo a liberare chi stava lì. Non senza conseguenze. Gli eventi proseguono e il tempo a nostra disposizione è sempre meno. È ora di decidersi. Abbiamo le prime opzioni, i mezzi e un'occasione. Il piano è pronto in ogni dettaglio. Incrociamo le dita e vediamo come va a finire. Rivivere e riscrivere la storia. Black Orchestra, da 1 a 5 giocatori, è una sfida completamente cooperativa contro il tempo e la storia stessa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni membri del Reich, presa coscienza della depravazione e crudeltà del regime nazista, decidono di tentare di uccidere Hitler. La realtà è che quasi tutti coloro che hanno realmente tentato sono stati catturati e uccisi. La terribile verità sulle loro storie la troviamo nella scheda personaggio che saremo chiamati a scegliere per cominciare la partita. Leggere quelle poche righe ci farà immergere appieno nell'atmosfera del gioco, che riesce in modo magistrale a farci rivivere quel tragico periodo della storia, con la speranza di poter cambiare un finale già scritto, come il cinema di Tarantino, con Bastardi senza gloria, è riuscito a fare. Il sistema di gioco è piuttosto semplice, il turno si divide in tre fasi lineari ed intuitive. Si verificano le conseguenze della posizione dei personaggi, si eseguono fino a tre azioni tra quelle disponibili e si pesca una carta evento, quella che farà proseguire la storia. Il cuore del gioco resta comunque l'atmosfera che trasmette. L'iniziale smarrimento di fronte alla mancanza di idee e di mezzi, l'incessante avanzare degli eventi della storia e la necessità di rimanere cauti, ma nello stesso tempo osare sempre di più per raggiungere l'obiettivo unico del gioco, assassinare il Führer. È essenziale leggere sempre le brevi descrizioni storiche degli eventi che si susseguono. Non farlo vi priverebbe di gran parte delle sensazioni che rendono Black Orchestra un gioco unico, sì perché gli eventi storici sono perfettamente restituiti dal sistema e dalla narrazione. Giochiamo all'ombra del sospetto che le nostre azioni suscitano e diventiamo capaci di farne di speciali in base alla nostra motivazione. Più il gioco prosegue, più i controlli della Gestapo diventano probabili e serrati, mentre la storia e gli eventi proseguono inesorabilmente, raccontando ciò che è successo davvero. Black Orchestra è un gioco profondamente ambientato, che va giocato principalmente per questa ragione. La fortuna è un elemento fondamentale, e se ci sarà avversa, come è successo nella realtà, tutti gli sforzi fatti saranno buttati al vento.
Se siete consapevoli e potete accettarlo, vivrete insieme ai vostri compagni e comunque vadano le cose un gioco davvero emozionante. Nel momento in cui vi racconto Black Orchestra, Asmodee sta provvedendo alla ristampa del titolo, che sarà presto nuovamente disponibile e comunque preordinabile. Grazie per avermi seguito e a presto!